Gilberto Giampaoli aveva 2 mesi e mezzo, fu portato qui dai genitori ed oggi è ritornato da solo, ha 89 anni e quindi è una bella testimonianza di un granata che è stato granata per tutta la vita, devo dire anche molto longevo, e gli auguro di fare ulteriormente passi avanti. Direi che è una giornata veramente molto emozionante. Quando sono arrivato ho visto tanta gente, veramente mi ha molto commosso. Poi durante la giornata, insomma, è stata una giornata molto bella, poi la posa della prima pietra, il sacerdote che ha benedetto la prima pietra, che ha detto delle parole molto belle, la gente, veramente la gente straordinariamente calda, bella, tifosa, appassionata, qualcosa di veramente di unico. Forse mi fa ritornare un po' a quelle prime giornate dell'agosto del 2005, quando mi sono affacciato per la prima volta al balcone dal balcone del comune, e sotto c'era tanta gente che cresceva e che voleva che prendessi il toro. Mi ha fatto rivivere dei momenti simili. A proposito di parole pesanti, anche le sue dal palco, quando ha così fatto intuire che potrebbe esserci un Torino che si muove per riprendersi quello scudetto vinto qui al Philadelphia nel 27. Secondo me è una cosa che dobbiamo fare, insomma è uno scudetto vinto meritatamente, poi non si sa bene per quale motivo fu revocato, e quindi voglio approfondire, andare a fondo, perché è un vero peccato che quello scudetto non sia assegnato al Torino. Il Torino ha vinto 8 scudetti e deve essere riconosciuto che anche l'ottavo è nostro. Presidente, lei ha dedicato questa giornata ai tifosi, li ha ringraziati, ne hanno viste tante in questi 20 anni, tante promesse, pensa che veramente questa possa essere veramente la volta buona? Ma diciamo che qui non è più soltanto una promessa, a parte la prima pietra posata, ma insomma c'è veramente una situazione che sta muovendosi velocemente, ci sono le risorse, i finanziamenti, sono stati raccolti 8 milioni e quindi questi 8 milioni servono per fare il fila, e poi ne raccoglieremo altri per allargare, per fare altri tre cose e per arricchire il fila, che deve essere il nostro centro di allenamento della prima squadra, con 2 campi, con le palestre, con tutto quello che serve, ma anche con il pensionato per i giovani, deve far essere i campi dove giocheranno allievi e primavera, e insomma tutto quello che serve per avere una nostra casa assolutamente, assolutamente bella, dove la gente possa venire qui e sentirsi a casa. Lui ci ha detto: non chiudete le porte del Philadelphia tifosi. Assolutamente sì, è una cosa che io condivido. A volte purtroppo succede per motivi, qui ormai la tattica è diventata una cosa predominante, quindi a volte lo si fa per questo motivo. Capisco però che sia una cosa che dispiace molto, e vediamo, cercheremo di tenerle aperte il più possibile.